Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del procuratore Nunzio Fraiasso, procuratore capo della Procura di Torre Annunziata. Buonasera signor Procuratore, come Buonasera. sta? Buonasera? Bene, grazie. Io ho il piacere di conoscere, non l'ho mai conosciuta in vita mia, non l'ho mai vista, l'ho vista sui giornali perché ha avuto tanto successo oggi che è a capo di una procura veramente impegnativa. Ecco. Non la conosco, impariamo a conoscerci un po' meglio attraverso questa intervista. Va bene? Io non ho salutato, se lei mi permette, i miei telespettatori perché dovevo dire anche, ma ho dimenticato, eh, di dire come state. Perché sono passate le vacanze e abbiamo riniziato le nostre trasmissioni e abbiamo riniziato con un grosso personaggio. Loro sono abituati, sono, questa è una sedia storica e quindi accoglie questo personaggio importante. Signor Procuratore, tre erano i presidi importanti in primavera da colmare perché erano senza capo: c'era il presidente del Tribunale di Napoli e non c'era, era vacante la sede da un anno. La Procura di Salerno, da un anno e mezzo dopo la quiescenza eh, di Lembo, del grande procuratore eh, Corrado Lembo, mio carissimo amico al quale mando un saluto, e eh, la Procura di Torre Annunziata. Ed è stato scelto lei. Quando lei è arrivato e si è detto fra i Asso va alla Procura di Torre Annunziata, tutti hanno mormorato e hanno detto che Fraiasso è una di quelle figure che dà credibilità alla magistratura. E signor Procuratore, al giorno d'oggi la magistratura ha bisogno di eh, credibilità, nel senso di eh, recupero, eh, diciamo, di fiducia eh, da parte del cittadino. Ecco, come si trova nel nuovo ruolo, che è ancora più importante? Poi le farò sentire anche un piccolo curriculum, eh? Non si scucci. Allora, innanzitutto, buonasera, la ringrazio per l'invito. La ringrazio anche per avermi accostato a nomi illustri, come quelli eh, del procuratore, ora in pensione, di Salerno, Corrado Lembo, presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo, e l'amico e collega procuratore di Salerno, Peppe Borrelli. Giuseppe Barri. Quindi, mi ha accostato a nomi sicuramente illustri. L'incarico eh, di Procuratore di Torre Annunziata, che ho il privilegio eh, e l'onore di ricoprire dall'8 giugno, è un incarico sicuramente prestigioso, ma altrettanto oneroso. È inutile nasconderle che è la terra che rientra nel circondario di Torre Annunziata, una terra da un lato bellissima e da un lato martoriata perché come testimoniano anche gli eventi di cronaca più recenti, è una realtà che è sicuramente caratterizzata da una criminalità sia di tipo organizzato sia di tipo comune molto diffusa e pervasiva. È una sfida che intendo raccogliere e che mi auguro con la collaborazione di tutti i magistrati del mio ufficio di poter Vincere. Sicuramente sarà così. Signor Procuratore, le eh, do, oh, diamo ai nostri telespettatori un piccolo accenno sul suo curriculum vitae, perché è un curriculum, un curriculum prestigioso. Lei è nato a Portici Bellavista. Chi è pratico della penisola sorrentina sa benissimo che la Vesuviana c'è. Cioè portici bella vista e portici via libertà. Questo è un atto di amore perché la penisola sorrentina piace tantissimo. Lei ha alle spalle un prestigioso curriculum, magistrato di lunga esperienza alla DDA, è stato reggente nel 2017 e nel periodo di vacazio, quando si doveva eleggere, non c'era ancora il procuratore che oggi è il procuratore Giovanni Magnillo che io ho conosciuto in occasione della quiescenza del, del Corrado Limbo e al quale io io mando oh, i saluti con grande stima. In questo periodo lei ha gestito il delicato caso Consip, un'inchiesta nata a Napoli, poi trasferita a Roma su un imprenditore eh, diciamo, che era colluso con la Caborra. Alla procura di Napoli è giunto al 1986, niente meno, È stato 34 anni, un record, quindi è proprio bravissimo. E allora si è occupato di quasi tutti gli ambiti del settore requirente penale. Pratica lei è stato sempre PM. E il PM, noi lo sappiamo, è una figura affascinante perché è un ricercatore di prove a sostegno della propria tesi eh, accusatoria e insomma è un investigatore. A me piace tantissimo. Nel corso di questi 34 anni più o meno sono che è stato lì abbiamo detto si è occupato sempre eh, del settore requirente. Da PM della DDA ha coordinato inchieste importantissime su clan ferocissimi di Napoli e Provincia, sono tutti per le sue mani anche Caserta e Provincia. Eh, clan Zagaria, eh, quelli dei, di Marcianise e eh, vabbè. Prima di giungere qui a Torre Annunziata è giunto da pochi mesi a giugno ha coordinato la sezione ambiente edilizia urbanistica della Procura di Napoli. Quindi a Torre Annunziata ci va proprio eh, bene perché mh, Torre Annunziata ha problemi, eh, io le richiamo patologie, piccole patologie, ecco patologie che riguardano soprattutto la criminalità organizzata. Anticamente eh, Torre Annunziata una bellissima città conosciuta per il mare, conosciuta per le meraviglie del panorama, ma conosciuta per l'antica strage dei, dei pescatori, quella strage della, de, di Sant'Alessandro perché avvenne nel giorno di Sant'Alessandro. Un'altra cosa caratteristica di Torre Annunziata è la lotta tra i clan e questa si trattava di, proprio di una lotta tra i clan. Il clan un clan avversario dell'altro voleva uccidere il capo dell'altro clan fittano un pulmino, lo spieghiamo ai nostri telespettatori, fittano un pulmino, ci mettono su scritto gita turistica, si fermano davanti a questo uh, bar dei pescatori e fanno una strage, ne escono da questo pulmino, tipo cavallo di Troia, ne escono 14 sigari e sparano all'impazzato, una violenza terribile uh, che ha avuto una grande rilevanza mediatica a quel tempo, era il 26 agosto 1900 84. Oggi, ancora oggi, ci sono un po' queste situazioni di criminalità organizzata. In quest'ultimo periodo soprattutto attentati di navi tardi, eh, avvertimenti con bombe carta, eh, rapine, eh, spesso rapine, si spara per strada alla macchina di uno perché magari è la macchina della moglie del boss. insomma c'è criminalità. Lei come vede questa nuova eh, generazione a eh, Torrenuziate? È eh, più violenta dei, dei, dei loro padri, perché fino a poco tempo fa si diceva che la, la, la criminalità organizzata era silente, invece ora si sta svegliando. La ringrazio per la domanda. Sì, sicuramente in questi ultimi tempi stiamo assistendo ad una recrudescenza della eh, violenza eh, tra i clan. La criminalità organizzata eh, c'era e c'è tuttora nel circondario di Torre Annunziata. Ovviamente l'auspicio è che non ci sia più in un futuro quanto prima possibile prossimo. E gli eventi che lei ha ricordato lo testimoniano. Da quando mi sono insediato a Torre Annunziata, io ho avuto modo di riscontrare il ripetersi di attentati dinamitardi, stese, sparatorie, eh, anche in pieno giorno. Eh, e eh, del resto anche gli ultimi arresti fatti pochi giorni fa eh, con l'esecuzione di 15 ordinanze di custodia cautolare eh, su richiesta della DDA di Napoli eh, nella zona di Nunziata lo dimostrano. E eh, per questo che eh, avevo eh, rappresentato la gravità della situazione al prefetto di Napoli Marco Valentini che ringrazio in questa sede per la disponibilità e tempestività. Eh, manifestate perché, come è noto, la settimana scorsa eh, mh, eh, il prefetto di Napoli ha eh, presieduto un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a eh, Torre Annunziata, eh, cosa che non si era eh, mai verificata in precedenza eh, a memoria d'uomo, eh, mh, proprio per affrontare eh, la grave situazione della criminalità organizzata. Ovviamente, non è questa la sede. Per dire ciò che è emerso in seno a quel comitato. È però ovviamente un segnale molto importante che il prefetto ha mandato alle eh, istituzioni e anche alla società eh, civile. È un faro che si è acceso sulla situazione eh, di Torre Annunziata e dintorni. Ed è indubbio che eh, la eh, criminalità organizzata debba essere contrastata. Con una repressione ferma, costante, eh, affidata soprattutto alla DDA. Ma sarebbe un errore ritenere che la criminalità organizzata debba essere contrastata solo dalla direzione distrettuale antimafia e solo con strumenti repressivi. Mi spiego meglio. È ovvio che eh, il terreno di elezione del contrasto alla criminalità organizzata è quello repressivo. Ma la repressione non, non può basta. essere affidata, non può, sicuramente non può essere affidata solo la DDA. Anche eh, la procura ordinaria, che ripeto ho il privilegio di dirigere, deve fare la sua parte e eh, la procura editore annunziata è eh, pronta, è in prima eh, linea a, a raccogliere questa sfida. Perché il, contra il contrasto alla criminalità organizzata si fa anche contrastando tutti i crimini comuni che sono all'atere, attorno Laterali. alla criminalità organizzata, eh. che costituiscono come dire, il brodo di cultura in cui la criminalità organizzata e i clan eh, proliferano, crescono e, e prosperano. Come però diceva anche lei, il contrasto alla criminalità organizzata non può essere solo affidato alla repressione, ci vuole anche prevenzione. Quindi per. Uh, e questo che è un vero e proprio cancro, è necessario che ci sia un intervento sinergico di tutte le istituzioni. Tutte le istituzioni pubbliche devono fare la loro parte e quindi anche le amministrazioni locali, e lo posso dire, e questo un, un forte richiamo che ha, ha fatto anche in seno al Comitato Provinciale il prefetto. Tutti devono fare la loro parte, anche la società civile e cioè bisogna mh, rifugire ad un atteggiamento omertoso rispetto ai fatti di, di criminalità organizzata anche la semplice indifferenza aiuta la criminalità organizzata certo. bisogna avere il coraggio di denunciare e, se, eh, e non solo denunciare bisogna avere il coraggio di dire di no alle offerte che fa la criminalità organizzata ovviamente è necessario che le pubbliche istituzioni siano credibili consentano ai cittadini di trovare il coraggio di denunciare oppure di dire di no alle offerte della criminalità organizzata. Questa è una cosa che io raccomando sempre e dico sempre. Omertosi, anticamente l'essere omertoso riguardava la criminalità. Oggi anche i cittadini possono essere omertosi. Cioè l'omertà era una cosa che riguardava la criminalità. Invece quando noi vediamo una, una cosa che non va dobbiamo, polizia, carabinieri, guardi di finanza, in pieno anonimato, lo dico sempre, telefonare, avvertare, eh, 112, 115, ma avvisate qualsiasi forza dell'ordine, perché si deve denunciare, anche adesso non ce ne sono più, ma anche quel comprare ai mercati la roba contraffatta, anche sì. quella è un aiuto alla criminalità. E oggi non ce ne sono più tanti, almeno a Caserta prima ce n'era, adesso il, il, il questore Borrell ha fatto piazza pulita, c'erano tanti Vucumprà che facevano tenerezza però, perché hanno bisogno, però aiutando loro aiutiamo la criminalità. Quindi ci sono tanti aspetti come giustamente ha rilevato lei. Oltre alla criminalità, la criminalità si, la ritroviamo anche nell'ambiente. E l'ambiente fa parte di de, de una delle patologie di, di Torre Annunziata. L'abbiamo avuto anche noi queste problematiche, poi ne riparleremo. Comunque, volevo dire: Torre Annunziata, eh, la Procura di Torre Annunziata fa parte dell'area meridionale, quindi ha sotto lei, sotto la sua egida, ben 22 comuni. E non è cosa da poco, è veramente eh, diciamo, impegna, una Procura impegnativa. Ci sono, io le chiamo patologie, anche per rimanere nell'ambiente triste che c'è oggi, eh, della pandemia. Problemi, eh, pa sono vere e proprie patologie ambientali, l'abusivismo edilizio, la conflittualità tra i clan, abbiamo detto prima, non mancano le stese e l'abbiamo espresso prima, c'è l'ambiente, l'ambiente, la criminalità, i reati ambientali. Io feci un'intervista bellissima, a Nola, alla procura di Nola, dove c'era un convegno nel 2018, eh, c'era procur il procuratore Lucchetta, era una donna, e facevamo un'intervista al procuratore Cafiero De Rao Fu una bellissima intervista. E mi disse: dottoressa, i reati ambientali sono peggiori di quelli della droga, cioè impinguano le casse della criminalità ancora più della droga. È vero? Assolutamente sì, allora ehm, lei ha toccato. Un argomento estremamente interessante che mi è molto caro, perché per molti anni, circa otto anni a Napoli, ho avuto il privilegio di coordinare la sezione reati ambientali, quindi mi sono interessato dei problemi ambientali e ha toccato anche un argomento molto importante, quello della contraffazione. Allora, sicuramente l'ambiente va tutelato, ma per un semplice motivo: l'ambiente siamo noi, è il contesto in cui ogni essere umano cresce eh, e sviluppa eh, la propria estrinza la propria personalità. Eh certo. Noi siamo eh, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, eh, i prodotti della terra o gli animali che mangiamo, quindi sostanzialmente tutelare l'ambiente significa tutelare le nostre persone, la salute. E quindi ed è sotto gli occhi di tutti il degrado eh, dell'ambiente a livello globale, eh, planetario, non solo locale. E però è anche vero appunto, che determinati crimini contro l'ambiente eh, eh, hanno una doppia valenza perché non solo offendono l'ambiente ma eh, aiutano eh, la criminalità organizzata e non a prosperare. Lei prima ha parlato della contraffazione. Allora è un dato di fatto. Il suo riferimento è stato molto opportuno perché dietro alla contraffazione di calzature o di pelletterie o di capi di abbigliamento c'è la criminalità che spesso non è solo quella comune, è quella organizzata, perché il settore della contraffazione, e Napoli e Caserta detengono circa il 43% dell'intero settore della contraffazione a livello nazionale, purtroppo è un primato di cui non andare orgogliosi, dicevo, l'intero settore è controllato anche indirettamente dalla criminalità organizzata. Ebbene, ehm, acquistare un capo eh, contraffatto significa non solo favorire, sia pure indirettamente, la criminalità organizzata, ma eh, significa concorrere a danneggiare l'ambiente. Perché le ditte che producono i capi contraffatti, lavorando le materie prime al nero, le devono necessariamente smaltire illegalmente e quindi scarti lo smaltimento illegalmente, esatto, eh. gli scarti di lavorazione sono dei rifiuti che danneggiano eh. l'ambiente, eh certo. inquinano fortemente. Io dico sempre, anche agli studenti, quando ho la fortuna di andare nelle scuole, che nel momento in cui si compra una borsa contraffatta, una giacca contraffatta, anche un orologio contraffatto, si aiutano i clan da un lato e si danneggia l'ambiente. Bisogna astenersi dal, dal farlo. Bisogna avere il coraggio di rifugire alla tentazione di comprare a pochi soldi un capo eh, firmato, contraffatto, perché così si danneggia l'ambiente. Certo. Ma anche l'abusivismo edilizio. L'abusivismo edilizio offende l'ambiente due volte: sia con la costruzione abusiva che chiaramente incide negativamente sull'ordinato assetto urbanistico del territorio, sia con gli scarti di lavorazione, perché un cantiere edile abusivo deve necessariamente smaltire illegalmente gli scarti da lavorazione edilizia, altrimenti verrebbe subito identificato e rintracciato e quindi danneggia l'ambiente. Eh, o si sotterrano eh, o si buttano a mano. Assolutamente, la mia eh, esperienza questo... mi dice che quando sono andato negli anni in cui coordinavo la sezione di reati ambientali di Napoli sui siti di smaltimento illegale, la gran parte dei rifiuti interrati o riversati sul territorio o tombati erano scarti di lavorazione edilizia. Ebbene, si deve sapere che la criminalità organizzata controlla anche il settore dell'abusivismo edilizio, certo. imponendo ai costruttori in genere come ci hanno raccontato i collaboratori di giustizia, un pizzo su ogni eh, solaio, addirittura un pizzo raddoppiato eh, rispetto certo. alle lavorazioni normali. normali, perché la criminalità organizzata offre la protezione ai costruttori ed edili abusivi anche rispetto ai controlli delle forze dell'ordine che dovrebbero impedire co le costruzioni edilizie abusive. Quindi, la tutela del territorio passa anche attraverso il contrasto dell'abusivismo edilizio. E, è triste però eh, dover rimarcare Constatare. che le amministrazioni locali fanno poco o nulla per contrastare l'abusivismo edilizio, sia in chiave preventiva, andando a controllare e presidiare il territorio per evitare che vengano erette costruzioni anche di notevoli dimensioni abusivamente ville, senza che nessuno mai ville. se ne accorga, esatto, oppure in un momento successivo quando cioè viene solo sulla carta ordinata la demolizione del manufatto abusivo o disposta l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile abusivo e poi l'immobile abusivo o non viene demolito oppure non viene effettivamente destinato come prevede la legge ad un uso pubblico sociale, ma viene lasciato, spesso addirittura gratuitamente, nella disponibilità di chi l'ha costruito abusivamente. E una cosa di cui mi sono reso conto, per esempio, da quando sto a Annunziata, perché io sto girando il territorio per conoscere il territorio che è nella mia giurisdizione, rendermi conto dal vivo delle problematiche che lo caratterizzano, che sul Vesuvio, versante di competenza della Procuratura Annunziata, vi sono enormi costruzioni Faraoniche che sono completamente abusive, Abusine. realizzate tra l'altro in zona russa dove ovviamente c'è anche un pericolo collegato alla presenza del vulcano del vulcano e quindi eh, sono due patologie diciamo, importantissime eh, quelle ambientali e quelle diciamo, delle costruzioni cioè delle sì. costruzioni anche noi a Caserta siamo stati eh, proprio martoriati dal, eh, dal degrado eh, ambientale perché lo stesso ha le stesse cose e il procuratore eh, Corrado Lembo ha molto combattuto l'ambiente e se adesso lo ricorda tanti anni fa fu il primo a, a, a decretare l'esistenza del degrado ambientale del, del reato di disastro ambientale fino allora non era stato ancora codificato beh adesso abbiamo il procuratore Troncore che pure tiene molto sì. al, al... Però se um, mi permette al... allora sicuramente lo sforzo che ha fatto il legislatore di prevedere delle nuove figure significative eh, di reati contro l'ambiente come il disastro ambientale che lei opportunamente ricordava che è stato introdotto da poco nel codice penale non basta. No. Eh, a parte alcuni problemi di tecnica eh, redazionale normativa che rendono difficile l'applicazione della norma, eh, il contrasto alla ai reati ambientali passa anche per reati minori che sono rimaste delle contravvenzioni che sono nel testo unico sull'ambiente e lei sa che le contravvenzioni sono soggette a una prescrizione breve, quindi sono reati che si estinguono prima che certo. si arrivi attraverso i tre gradi di giudizio alla o sentenza se definitiva di condanna. Bisognerebbe ad esempio trasformare, trasformare le contravvenzioni in delitti allungando la prescrizione, Bravo. dare strumenti investigativi Ehm, più significativi, più incisivi agli inquirenti. E poi, ripeto, è fondamentale la prevenzione, perché quando interviene la magistratura, che ha una funzione repressiva, Ormai il danno all'ambiente è, è già stato fatto, eh, certo. bisogna prevenire. Quindi la prevenzione passa per il controllo del territorio, per una diversa ehm, eh, consapevolezza della necessità di tutelare l'ambiente. La, Voglio riprendere il discorso, se mi consente, prima: i cantieri abusivi oppure le fabbriche che costruiscono abusivamente sono cantieri e fabbriche che lavorano al nero. Significa che occupano manodopera al nero: c'è certo. cioè persone che lavorano senza essere assicurate, senza il versamento dei contributi previdenziali in ambienti massani, senza l'osservanza senza... delle norme antinfortunistiche beh, beh. sul lavoro. Certo. Ora Ecco perché tutti dovrebbero fare la loro parte, ah. nel senso che con la crisi occupazionale che c'è, con la crisi eh, del mercato del lavoro, ovviamente chi si vede offrire un posto di lavoro al nero, pur sapendo che non è assicurato, che non ha i contributi previdenziali, che non è garantita la sua sicurezza sul lavoro, accetta quell'offerta di lavoro. E questo chiaramente determina un circuito vizioso. È un effetto domino. Ecco perché non basta la prevenzione. No. Tra l'altro, le, le ditte e i cantieri che lavorano al nero evadono anche il fisco certo. e quindi condanno dei contribuenti virtuosi che invece, invece le tasse pagano. le pagano. Ecco perché ci vuole un intervento sinergico di tutte le istituzioni. La sola repressione non basta. Non basta. E poi andare molto nelle scuole a fare eh, diciamo, eh, i ragazzi. E fare formazione, formazione. perché poi ovviamente, e torniamo sempre lì: eh, eh, il, eh, la criminalità organizzata. Recluta, teme, teme re, la re, ma che re, esatto, perché recluta eh. Eh, nuove forze eh, anche e soprattutto tra coloro che non solo hanno bisogno ma che non hanno dei valori perché chi ha dei valori, dei valori etici, dei valori morali, chiaramente resiste alla sirene della certo. criminalità organizzata e non, anche se versa in condizioni di disagio economico. E quindi è importante formare... Le coscienze dei giovani e in questo la scuola ha sicuramente un, un ruolo fondamentale, ma anche le famiglie e quindi, per esempio, i comuni, i servizi sociali dovrebbero seguire i giovani e le famiglie a rischio, certo. seguirli personalmente per evitare che, crescendo, appunto, certo. eh, vadano verso la devianza sociale e criminale un altro motivo di deve, noi sappiamo per i giovani, io lo raccomando sempre di non imboccare il tunnel della droga, perché la droga è un altro oh, tunnel dal quale difficilmente eh, si esce perché non esistono droghe leggere droghe pesanti, perché con piccoli accorgimenti diventano pesanti e quindi non se ne esce più eh, da poco, eh, in agosto c'è stata una bellissima operazione dei carabinieri eh, a Torre Annunziata eh, sui Monti Lattari alle spalle di Castellammare una giungla, una savana bellissima, bellissima, ma che faceva malissimo perché poi le piantine di cannabis sono belle, sono, io amo il verde, sono tutte palmettine, è un capolavoro. Io ho visto le, le immagini delle, degli elicotteri hanno fatto l'operazione tabula rasa, hanno ehm, eh, diciamo, tolto di mezzo 2.000 piante, 5.000 arbusti di canapa a valore 4-5 milioni di euro. Ed è importantissimo perché oggi lo Stato proprio quello ha il pallino di togliere l'acqua dai pesci, cioè togliere bastonare il lato economico della criminalità. Ha toccato un altro tasto dolente. Eh, e lei purtroppo. maestro... No, no voglio dire e no. si è trovato proprio lei con questa ecco, sì ma voglio dire allora sicuramente un'altra delle note dolenti eh, della eh, realtà eh, del circondario di Torre Annunziata è quello del mercato eh, della droga della produzione eh. della droga eh, la zona eh, di Torre Annunziata intendo l'intero circondario è uno dei mercati eh, della droga eh, più importanti che ci sono in Italia o quantomeno nel sud Italia la droga arriva dall'estero, ma non solo, viene anche prodotta in casa. La zona dei Monti Lattari, per le sue caratteristiche l'aria e eh, il mare. Esatto, climatiche eh, per la morfologia del territorio si presta ormai da anni alla coltivazione eh, della eh, cannabis. Intere piantagioni vengono puntualmente scoperte dalle forze eh, dell'ordine a cui va il mio ringraziamento per lodevole impegno sul territorio, ma puntualmente dopo l'intervento delle forze dell'ordine eh, se ne scoprono altre. C'è un'intera economia della zona che si basa sulla coltivazione eh, della canapa e quindi un altro settore sul quale occorre eh, intervenire. E ripeto, non solo eh, con l'intervento ovviamente significativo della Direzione di Struttura Antimafia, ma anche con l'intervento repressivo e preventivo delle forze dell'ordine che la procura di Torre Annunziata intende coordinare sono bravi avanti. i carabinieri di Torre Annunziata i carabinieri eh, e anche la guardia di finanza certo ma tutte le forze no, dell'ordine fanno, fanno, eh, fanno un ottimo lavoro se mi consente faccio un passo indietro sulla situazione dell'ambiente perché Torre Annunziata purtroppo è tristemente famosa anche per il fiume Sarno eh certo. che è considerato a torto ragione come il fiume più inquinato d'Europa, dove ci più si sversa di tutto. Ora eh. devo dire, anche il fiume Sarno è una sfida che intendo raccogliere. Ovviamente non ho assolutamente la presunzione di poterla vincere, perché negli anni tante persone che mi hanno preceduto si sono misurati con questa eh, realtà e che è ancora lì purtroppo. Abbiamo visto però come durante il periodo del lockdown, con il fermo delle eh, industrie, eh, conserviere, conciarie, come il fiume Sarno era tornato quello che era e dovrebbe essere. Migliorato. Che mi auguro torni certo. ad essere, cioè un fiume trasparente con i pesci e con anche gli uccelli acquatici che nuotavano Bello. alla sua foce. Allora, quella è una realtà dalla quale ci dobbiamo misurare. Posso senz'altro dirle che eh, la Procuratore Nunziata ha. Ha presente è questo sensibile. fenomeno assolutamente sensibile e intende anche qui eh, affrontarlo con una consapevolezza che non basta anche qui l'intervento solo della Procuratore Annunziata. In, innanzitutto mh, eh, è necessario l'intervento sinergico anche delle altre Procure della Repubblica. Penso a Nocera Inferiore, penso ad Avellino, ma ci sono intese in tal senso con i procuratori eh, di Nocera Inferiore e di Avellino nel cui territorio passano gli affluenti principali del Fiume Sarno, la Solofrana e la Barcaiola, ma eh, con la regia quindi della Procura Generale che ha competenze sì. anche di coordinamento investigativo in materia ambientale, sono le uniche che la Procura Generale ha e sappiamo quanto sia sensibile sul punto il Procuratore Generale eh, Gigirillo, che tra l'altro è proprio della zona Bravissimo, di Castellammare di, Castella, di Stabia, e... particolarmente sensibile alla materia ambientale, Bravissimo. quindi con la regia della Produttore Generale noi ci stiamo attrezzando per affrontare il fenomeno, anche con, con l'ausilio di tutte, il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine che hanno una competenza specifica in materia ambientale, nessuna esclusa. Anche qui però è necessario che le al gli altri enti, gli altri enti locali e soprattutto le amministrazioni locali pres presidino il territorio e facciano una parte. Proviamo anche qui a intervenire sul fiume Sarno, vedremo col tempo se saremo riusciti Io a ne sono sicuro meno. perché lei la vedo abbastanza, diciamo, molto determinato. E poi lei è da poco, da giugno, i miracoli non è che se ne possono fare, insomma, sono appena pochi mesi, ma lei è determinato. A noi abbiamo invece il fiume Volturno e le stesse problematiche. Parliamo, cambiamo argomento: parliamo della corruzione. La corruzione è dilagante, da nord a sud. A sud e nord, noi abbiamo il, procuratore, il nuovo procuratore di Perugia che è ehm, Cantone e eh, Raffaele Cantone si è adoperato tantissimo perché per cinque anni è stato all'ANAC, quindi Autorità Nazionale Anticorruzione. Ha scritto codici, mh, non sapevo, non, insomma, ha fatto di tutto. Prima di andare via eh, ha fatto un discorso e si è detto rammaricato: ha detto Ma sono proprio triste perché ho fatto tanto, ma la corruzione è dilagante lo stesso però ha specificato una cosa, il, lo strumento del deut des, eh, de, della corruzione, non avviene più mediante il danaro, ma avviene, eh, si è avuto come dire una strumentalizzazione, no? una smaterializzazione della tangente, cioè adesso non si fa attraverso il danaro, attraverso il favore, cioè si dà il posto di lavoro alla moglie, al, al figlio, alla sorella, si danno oh, vacanze straordinarie, oggetti di lusso, si e quindi la ricerca del corrotto è ancora più difficile. Diceva il Papa la corruzione spuzza. Le chiedo se ne parla un po' poco di questa corruzione. Non è che ci siamo assuefatti diciamo ormai. Beh allora ne eh, parla poco sicuramente la corruzione è dilata. Eh, sì, allora la corruzione è sicuramente eh, un cancro anch'esso, al pari eh, della droga. Eh, che, che inquina e condiziona negativamente il libero mercato ah, e certo. i rapporti con la pubblica amministrazione. È un male mh, italiano, non solo italiano, ormai diffuso, eh, che eh, va sicuramente eh, eh, contrastato. Anche qui, ovviamente, è un problema culturale, un problema di valori perché chiaramente chi ha dei forti valori ovviamente non cede alla tentazione Lucale. della corruzione, ma è necessario ovviamente fare di tutto per estirparlo e um, occorrono anche uh, nuovi interventi normativi, a mio avviso. Bisogna, uh, ad esempio, ne sono profondamente convinto, uh, incentivare uh, la delazione. Allora, la corruzione, termine ampio in cui possono essere ovviamente eh, ricomprese varie figure criminose, la concussione, la corruzione vera e propria, propria e impropria e anche l'induzione, una figura di reato che da qualche anno il legislatore ha introdotto l'articolo 319-quater del codice penale, che è una via di mezzo tra la corruzione e la concussione, cioè la induzione quando il pubblico ufficiale induce eh, il privato al pagamento del denaro ed è una figura particolare perché assoggetta appena sia il pubblico ufficiale certo. che induce a pagargli la tangente, sia chi è indotto a pagare la tangente, sono caratterizzate in genere dalla, eh, dalla appunto, omertà, cioè dalla eh, convenienza a non parlare. Perché? Perché è evidente che um, corrotto e corruttore, oppure in questa figura dell'induzione. Il pubblico ufficiale che induce e il privato che indotto non hanno interesse a parlare perché se parlano sono entrambi assoggettati a pena e devo dire che anche nella concussione il concusso che pure esente da pena ha difficoltà a parlare perché sa che se parla si mette fuori dal sistema, inormato. se il sistema della, del pagamento della tangente o della mazzetta che, di, che dirsi voglia è diffuso e generalizzato. Anche il concusso, nel momento in cui ha il coraggio di pagare, sa che è fuori gioco, diventa inaffidabile e non potrà più partecipare ad alcun appalto o gara pubblica. Bisogna, secondo me, incentivare e premiare la denuncia, la, la denuncia, delazione. Sì. E quindi, assolutamente, come era stato tanti anni fa proposto anche dai colleghi del pool Mani Pulite eh, di Milano, cioè Colombo, Da Vigo. E di Pietro incoraggiare la delazione, prevedere, cioè a mio sommesso avviso una esenzione eh, dalla punibilità di chi ha il coraggio eh, di, di denunciare, parla di, di, di parlare. Perché questa previsione renderebbe anche più difficile il ricorso alla corruzione. Mi spiego meglio, il pubblico ufficiale eh, che è corrotto, eh, che eh, avvicina o anche viene avvicinato da un imprenditore che è disposto a pagare, sa però che quella persona inaffidabile potrebbe in ogni momento successivamente Denunciato. denunciarlo è certo. e quindi eh, in questo modo si eh, disincentiverebbe anche la corruzione. Invece la eh, 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 consapevolezza eh, che anche il, concurso, anche il corrotto sarebbe soggetto appena, incentiva la corruzione, perché nessuno certo. dei due protagonisti dell'accordo corruzionista. Anche la burocrazia corruttivo. incentiva la corruzione. Assolutamente. Allora, esatto, mm, bisogna anche semplificare le procedure amministrative, perché procedure amministrative farraginose, lente, incoraggiano la corruzione. Il privato, l'imprenditore, di fronte a lungaggini burocratiche, a ostacoli burocratici è più disposto per accelerare i tempi a mettere in mano la tasca e pagare. Ci ti do questo e tu mi fai la cosa. Esatto. Anche l'incrostazione eh, della burocrazia e cioè se un soggetto per anni, decenni è sempre in quel posto e maneggia denaro pubblico, gestisce gare le incrostazioni inveterate nel tempo, in, certo. in tempo in, creano situazioni di potere che agevolano il ricorso alla, alla corruzione, certo. che favoriscono la concussione. Quindi ci vuole un meccanismo, anche qui complesso e articolato, che deve disinnescare i meccanismi che favoriscono la corruzione. Perché, ripeto, il, la corruzione c'è, lei diceva giustamente se ne parla di meno. È silente, ma non è stata mai estirpata, anzi la mia esperienza è... Come la criminalità dice, è silente, ma quella naviga da sotto. Naviga sott'acqua, ah, eh. paradossalmente, quando non succede niente, almeno all'esterno, non vuol dire che la criminalità organizzata non, non opera o che la corruzione non c'è, vuol dire che i criminali e i, corrotti e i corruttori fanno tranquillamente i loro affari senza essere disturbati. Certo, e poi hanno la grande capacità della resilienza, la resilienza significa l'adattamento a qualsiasi, eh, in tempo di pandemia, si abituano ai terremoti, fanno affari, nel periodo di pandemia noi comuni mortali non trovavamo la mucchina, loro davano la mucchina, non avevamo i guanti, i lattici e loro davano, la. cioè hanno bisogno ricercano il consenso sociale attraverso queste cose. Noi non dice lo Stato non dà lavoro, loro danno lavoro, sarà a nero, però chi è preso alla gola e non ha come pagare le bollette cede. E siamo, qui. Sì. e siamo sempre così. Ci sono pure magistrati corrotti, ne sono uh, saltati fuori, c'è stato un po' di, uh, di maretta così nel CSM, varie correnti, spifferi vari e eh, compagnia bella e la magistratura si riprenderà sicuramente. E, eh, il, eh, il procuratore Gratteri dice che bisogna tenere d'occhio uh, il CSM, non solo deve essere CSM a uh, controllare uh, questi magistrati corrotti che oltretutto non ne ha hanno bisogno perché pare che i magistrati guadagnino bene, dice io guadagno bene è proprio un ingordigia di danaro secondo lui. Allora eh, anche gli avvocati dice gli avvocati bisogna tenerli d'occhio perché quelli sanno tutto e quelli non denunciano. Le risulta lei questo fatto? Guardi allora. Accetto la sua sovravocazione anche cosa. se Poi non le vorrei le scendere diciamo, no, nei no, particolari no, perché ci sono inchieste giudiziarie in corso no, 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 e, per eh, di cui non conosco risvolti e eh, non sarebbe nemmeno corretto avventurarsi in giudizi no, no, li... e anche perché ci sono anche dei giudizi disciplinari sì, per in corso però mi permetto di dire allora che mh, 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 io ho comunque fiducia nella magistratura la magistratura eh, non perché ne faccio parte credo nella magistratura, io dico sempre anche ai colleghi giovani che ho avuto la fortuna di incontrare lungo il mio percorso professionale che la magistratura o meglio il magistrato non è solo quello del magistrato non è solo un lavoro deve essere un modo di essere io dico sempre io sono un magistrato non faccio il magistrato certo. io non potrei mai fare quello che faccio perseguire gli autori dei reati, eh, cercare di ripristinare la legalità e la correttezza dei comportamenti, se io per primo non fossi coerente col mio eh, lavoro, col mio modo di certo. fare, se non fossi io per primo rispettoso delle regole e non aderissi ai valori appunto eh, etici eh, che eh, eh, caratterizzano ovviamente l'attività di ogni magistrato. E la mag magistratura è sicuramente una delle istituzioni sulle quali il paese, l'Italia, la nazione Può sicuramente contare. La magistratura negli anni e anche recentemente ha dimostrato, come insegnano anche le inchieste eh, di Perugia, di avere la capacità di fare pulizia al proprio interno, a prescindere dall'esito ovviamente di quei processi. E già di si inchiesta. dice che la magistratura ha gli anticorpi, sta a lì come... Al proprio fare? interno gli anticorpi e sicuramente devo dire eh, il CSM che è l'organo di autogoverno della magistratura è ovviamente una garanzia per i magistrati e un presidio di legalità. Devo dire anche che il, eh, si è parlato spesso anche delle correnti, delle correnti che avrebbero, sul condizionale, condizionato anche la scelta eh, dei magistrati da mandare in carichi direttivi. Probabilmente ci sono state delle degenerazioni in passato, lo, lo accerteranno eh, i giudizi disciplinari in corso e eh, le inchieste o meglio i processi in corso. Eh, ma va detto che eh, eh, quello delle correnti... È anche una, una, una garanzia eh, per eh, la magistratura e per i cittadini, perché le correnti sono sintomo di eh, pluralismo eh, culturale all'interno della magistratura e quindi una forma di arricchimento per i magistrati, una, un, una garanzia anche eh, di eh, indipendenza eh, della magistratura e una magistratura. Eh, indipendente è ovviamente una garanzia per tutti i cittadini quindi probabilmente ci sono state delle, de, delle degenerazioni ma eh, ripeto non si può certo prescindere dal eh, um, confronto culturale all'interno della magistratura che è affidato ovviamente alle correnti perché ripeto una magistratura che ha più anime che ha più voci è una garanzia per l'intera collettività. Certamente eh, eh, la magistratura eh, sa come eliminare le persone, i personaggi eh, scomodi e che non hanno fatto il loro dovere. È un po' come tutte le famiglie, non ci sono, c'è cioè, qualche mena marcia e insomma si accantona e, e si va avanti come al solito nel successo perché noi senza magistrati come faremo? Non, non, potre, non avremo giustizia. A proposito di giustizia le do una mh, Felice notizia per lei, siamo in fine di intervista. Le fa piacere? Sì, così si posso tornare liberato. al mio lavoro, ovviamente. Si siete, eh. È stato un piacere Vabbè, adesso, fare detto, due chiacchiere con lei, ma, ma chiaramente... Ha detto un sacco di cose importanti, l'ha detto a tanti cittadini e i magistrati devono avere questa... Um, Uh, diciamo, devono avere dalla loro parte il cittadino perché siamo sempre là il cittadino se si sente tutt'uno con la magistratura con le forze dell'ordine è tutto un treno che cammina no. allora io la ringrazio ovviamente la ringrazio per avermi ospitato nel suo sito no, televisivo Una, e le però le voglio dire, dire che dobbiamo, appunto, noi, do, noi do, do, dobbiamo noi in realtà tutte le istituzioni dovremmo parlare solo con i fatti meno proclami e no, più fatti certo, certo eh, eh, c'è la riforma della giustizia, io ce l'ho tante di domande ma lei mi dà fretta eh, no se ne vai, se ne va, non si preoccupi eh, è più ridente questa, perché sa che è l'ultima allora, eh, la riforma della giustizia, ci si sta adoperando si parte dalla prescrizione non, adesso non va bene eh, si ritorna a quella di prima eh, c'è chi pensa eh, a riformare la giustizia con la separazione delle carriere e qua entra di in mezzo a lei che è alla grande, che è un grande PM, eh, c'è la separazione, Falcone lo diceva, bisogna separare le carriere tra PM e magistrato giudicante. Abbiamo già detto, abbiamo già cantato le laudi prima del PM che è un personaggio affascinante, dobbiamo dire la verità. Cerca le prove a sostegno della propria tesi, accusatore c'è il magistrato giudicante. E sono due carriere diverse, sono due cose eh, diverse. Ecco, così si ha meno diciamo, più difficilmente si può maneggiare un, diciamo, un processo e il cittadino è più libero. Eh, diceva, eh, come diceva, eh, adesso non me lo ricordo come si chiama, ma diceva. Eh, che la libertà è importante, la libertà è come l'aria, ecco, se manca uno se la accorge solo quando viene a mancare. Che ne pensa di questa uh, divisione? Lei che è un grande PM, eh, allora, è non so, so se vita sono vita. un grande pubblico ministero, ma sì. ho sempre fatto il pubblico ministero. Io per la verità forse vado controcorrente, lo dico rispettos rispettosamente sì. eh, eh, con riferimento al nome illustro del magistrato che lei prima ha citato io non, non sono contrario alla separazione delle carriere ovviamente qualunque dovesse essere la riforma ordinamentale della giustizia eh, ne prenderò atto e eh, chiaramente non potrò eh, sottrarmi eh, dall'applicarla però io ritengo che la separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudici po possa addirittura essere pernicioso, non solo per la magistratura ma per i cittadini sì. spiego subito. il pubblico ministero nell'attuale assetto è pienamente partecipe della cultura giurisdizionale dei giudici. Il mio timore è che un pubblico ministero, la cui carriera sia eh, completamente separata, eh, il cui ordinamento sia completamente separato dai giudici, possa addirittura allontanarsi da quella comune cultura eh, giurisdizionale che appunto a comune associa giudici a pubblici ministeri e che è una garanzia per i cittadini. Allora un pubblico ministero che ha delle funzioni e dei compiti chiaramente diversi dal giudice, che coordina le indagini, che coordina la polizia giudiziaria, ma che è eh, intriso dalla stessa cultura dei giudici, è una garanzia per i cittadini, perché c'è bisogno in un sistema democratico che le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria che fa benissimo il proprio dovere, sia coordinato e controllato da un pubblico ministero che abbia la stessa cultura dei giudici certo. e che quindi esercite l'azione penale, che nel nostro adimento è obbligatoria, con una filosofia, con un approccio culturale che è molto più simile e vicino a quello dei giudici rispetto a quello delle forze di polizia. Mi sembra... È evidente che un sistema si sì fatto tutela i cittadini e garantisce la democrazia e garantisce la libertà molto più di una figura di pubblico ministero completamente svincolato dai giudici e separato dai giudici, che rischierebbe di essere molto più vicino alle posizioni della polizia rispetto a quella dei giudici. Giusto. Una bellissima spiegazione. Il personaggio di cui volevo parlare, che ho detto il fatto dell'aria, ecco io sono una diversamente giovane e quindi mi è sfuggito. Volevo dire Calamandrei, mi è sfuggito. Anticamente si diceva memoria minui, Turunisia. Io lo esercito la memoria, però una cosa può sempre sfuggire. Allora io la ringrazio per l'onore che ci ha dato, la ringrazio tanto per essere venuto da Torre Annunziata. Ce la saluti. Eh, Torre Annunziata, come si chiamano i torresi? Annunziatesi oplontini. o prontini? O prontini. Invece o lei pronti. è porticese? Perché di, Porti, di, origine, no. di origine, di origine. Di origine, di, di origine. Allora, grazie. Allora, Mi io amo. che ringrazio lei grazie. per questa occasione. è stato veramente eh, guarda, un piacere intervistarla. Non grazie. immaginavo questo. Eh, lei è proprio bravo, è proprio bravo. Un, un grande magistrato, veramente. Le auguro buon lavoro, buona giornata e ci vediamo presto, speriamo, eh, se non si è scocciato. Eh. Assolutamente. A voi, Grazie. ci vediamo buonasera presto. Grazie, buonasera a tutti.